prima loro chiaramente, se hanno un altro po' di pazienza, ma anche se non ce l'hanno, suora, fa niente, sono stati troppo impegnati, e il tempo è passato, il tempo se n'è anche andato, quindi mi è piaciuto tutto, tranne il capostazione e il tempo, ma scherzavo. Mi ha fatto anche piacere questo fatto, perché vedere i genitori per partecipare attivamente anche alla manifestazione finale, ecco, è il sintomo di quella partecipazione voluta, non quella contestata. Cioè, credo che la scuola abbia bisogno dei talenti di tutti, quelli dei bambini li vediamo sempre, forse occorrerebbe vedere quelli dei genitori che ce l'avranno senz'altro, perché se ce l'avevano quando erano piccoli, sicuramente li avranno anche adesso. Ecco, adesso il direttore, se vuole rivolgere qualche parola, sono allievi, quelli vestiti di arancione e viola che verranno alla scuola a settembre, e quindi un saluto a loro, ai genitori. Buonasera a tutti. Allora, io prima di tutto devo esprimere un grazie alle suore Oblate di Nazareth per il piacere che hanno nell'invitarmi, perché veramente per me è un divertimento stare con questi bambini stasera particolarmente colorati, quindi grazie a loro, alle insegnanti, alle collaboratrici, anche alle mamme e non solo a quelli che hanno interpretato un ruolo o cantato, ma a quelli che stavano anche dietro di me o avanti o che passavano fotografando emozionati i loro figli, che forse dovevano anche qualche volta suggerire qualche battuta se non partiva. Grazie a tutti, un piacere stare con voi. Oh, bravissimi, e un applauso ancora, vi prego, a questi ragazzi. Questa scuola per andare ad un'altra. Che dire, è stata una serata bellissima, il sindaco, oltre che parlare del sindaco, ha parlato da docente qual è, e quindi ha mostrato nel suo discorso anche la valenza pedagogica dello spettacolo, e questo va sicuramente rimarcato. Io da parte mia, forse perché ho sempre avuto a che fare con i bambini più piccoli, devo rimarcare sicuramente queste attività espressive, questa sera essenzialmente vocali, musicali, ritmiche, che garantiscono una crescita armoniosa ai nostri bambini, garantiscono i prerequisiti che sicuramente faranno imparare in un attimo, in poche settimane, se non lo sanno già fare, a leggere, a scrivere, a farti conto.